È stato inaugurato a Mola di Bari il Festival di Cinema e Letteratura del Racconto il Film. Presso lo stabilimento si è svolto il primo di 25 appuntamenti della rassegna, uno dei primi eventi di cultura e spettacolo post-pandemia. Il festival, organizzato dalla cooperativa sociale Bambini di Truffaut con la direzione artistica di Giancarlo Vistilli, si è aperto con la presentazione del film Una classe per i ribelli e ospitato il regista Michael Leclerc. Per quanto riguarda la parte relativa alla letteratura, Vistilli ha presentato il suo libro È bravo, ma potrebbe fare di più. Prossimo appuntamento al Castello Svevo di San Nicandro con la presentazione del libro Il calamaro gigante in compagnia dell'autore Fabio Genovesi e la visione gratuita del film Free Liberi. Torna la 12ª edizione del Racconto il Film in una cornice completamente nuova. Qui siamo nello stabilimento di Mola, un luogo che inauguriamo a ridosso del mare. 25 appuntamenti in 4 comuni, compreso un quinto, il carcere di Trani, dove portiamo il cinema e la letteratura alle detenute e ai detenuti con cui lavoriamo durante l'autunno-inverno. Il festival ha l'unicità di essere l'unico festival del Sud Italia che associa il cinema e la letteratura su temi sociali, in quanto è organizzato da una cooperativa sociale che si chiama I Bambini di Truffaut, che si prende cura delle bambine, i bambini e gli adolescenti con difficoltà. E ne avremo per tutta l'estate, cominceremo il 18 giugno fino al 31 luglio. It's the first time I go outside my È la prima country volta che esco dal mio paese da 2 anni a questa near 2 years, parte. Sono molto so felice I'm di very essere qui, happy amo to be molto la there. Puglia. And I really love Puglia, and so I'm very happy to be there.